Dai, 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 dai. Vai. Sei tornato a prendermi. Non sono tornato per te. No! Aiutino! Guardate come bestie. Le vittime giacevano davanti a lui. Un ricordo del suo passato da cui non poteva fuggire. La sua unica consolazione era il mare. Tutte le sue speranze erano riposte negli dèi dell'Olimpo. E quando Dio ha fatto mandare qualcosa molto peggiore del male, che cosa? Correbbe la vita. Indicobi. Un
amico. Non importa quante bottiglie di vino svuotasse o quante donne ospitasse nel suo letto. Niente al mondo lo avrebbe liberato dagli orrori che logoravano la sua mente. Atena! Dieci anni, Atena. Per 10 anni ho... Quando Dio mi ha mandato sotto per eliminare la Terra, quando lo ucciderà questo incubi? Ti chiediamo di compiere un'ultima missione, Kratos. La tua sfida più importante ti attende. Ad Atene, che mio fratello Ares tiene ora sotto assedio. Mentre indugiamo, Atene è sull'orlo della distruzione. La volontà di Ares è che la mia grande città cada. E Dio devi fare una cosa che devi fare, una cosa che devi fare il tuo compeeratro. Ecco perché devi farlo tu, Kratos. Solo un mortale addestrato da un dio riuscirà a sconfiggere Ares. E se davvero ci riesco? Se uccido un dio, le visioni... Quando Dio manderà sempre? Porta a termine quest'ultima missione e il passato che ti logora ti sarà perdonato. Abbi fede, Kratos. Gli dei non dimenticano chi offre loro il proprio aiuto. Lasciandosi alle spalle la carcassa putrida dell'idra, Kratos salpò ancora una volta. Quando Dio lo farà il suo compito più grande per fare la sua volontà della sua opera. Nell'antica città di Atene. Quando Dio lo farà.